Come fa un ente pubblico a determinare se un medico che prescrive un'analisi o un controllo sia giusto o sbagliato quell'analisi o quel controllo? Come se, è impossibile, è una presa in giro. Si dovrebbe sanzionare il medico, sì, che ma come si fa? Cioè, uno entra nella capacità professionali del medico che determina quel controllo, è una follia, sì. È semplicemente una scusa per mascherare dei tagli alla sanità che si troveranno. Quindi lei non crede per niente alle parole del ministro Lorenzin? Ma non credo, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia, amministrato dalla Serracchiani, Partito Democratico, sì. Là hanno già sperimentato questa operazione, hanno detto finalmente non sono tagli alla sanità, è una ristrutturazione della spesa, spostiamo agli enti, al territorio. Il risultato sono 100 milioni di euro di tagli, 100 milioni di euro, sì. E devo dire, e guardi, veramente lo dico con rammarico, c'è stato un caso nel quale un paziente con problemi cardiaci non è stato curato nell'ospedale della sua città perché non c'erano abbastanza infermieri, è stato dovuto spostare in un'altra città, un altro è morto perché non c'erano le ambulanze che andavano, sono stati tagliati i posti letto. E una regione, il Friuli Venezia Giulia, che dal punto di vista sanitario era considerata virtuosa e oltretutto spende risorse proprie perché non ha un euro che arriva dallo Stato centrale. Questa è la situazione, quello che vedremo a livello nazionale, e lo dico con rammarico perché, guardi, fare campagna elettorale sulla salute dei cittadini non piace a nessuno e mi auguro di non farla mai, però è giusto denunciare se ci sono dei rischi per il futuro della sanità di questo paese.